Le 18.10 qui a Regrigento, a Rarin, il Baby Show quest'oggi, martedì 13 maggio 2014, dopo il primo step dedicato alla musica leggera. Adesso entriamo in un settore un po' più, come dire, di intenditori per quanto riguarda la musica, che in questo senso adesso si sposta in ambito jazz. Dovremmo avere già in linea, se tutto va bene, adesso verifichiamo, la nostra amica Francesca Romana Fabris. Francesca, mi ascolti? Buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio, ciao, salve a tutti. Ecco, sei... Saluto radio in Agrigento. Esatto, la città della Valle dei Templi, non so se sei stata, mi pare che mi hai raccontato nel tuo trascorso che sei venuta qui ad Agrigento, tra l'altro anche a cantare, quindi sì, la conosci bene. La conosco molto bene, a parte che ho origini siciliane. Ah sì, di dove per la precisione? Così almeno... Castellammare del Golfo. Sì, di Palermo, sì. Sì, però sì, sono stata quasi un anno in Sicilia. Ho suonato un po' ovunque, quindi la conosco abbastanza bene, e dove siete voi è stupendo. È una bella zona, in effetti hai pienamente ragione, non posso dir nulla perché in effetti questo è ancora un paradiso, se fosse ancora più curato sarebbe veramente qualcosa di ideale, però insomma speriamo, diciamo sempre così, speriamo, stanno passando generazioni e generazioni e noi speriamo sempre. Come va da quelle parti a Roma invece? Allora, guarda, dal punto di vista del tempo, una schifezza. No, non posso crederci, qui è estate, ma cosa mi dici? Guarda, ti assicuro, un maggio così a Roma mai stato così, pioggia, freddo. Purtroppo io non ho tenuto l'accento siciliano, come puoi sentire. capisco, però come dire, alla fine il fatto che ci siano delle origini, insomma, un po' di sangue siciliano scorre nelle tue vene, giusto? Sì, da parte di madre un po' c'è, infatti quando ero giù in Sicilia, guarda, ci ho messo tanto a ritornare via, perché poi sono andata a vivere a Londra, adesso ritorno a vivere lì, sono stata tanti anni, diciamo che adesso sto tra Roma e Londra, però mi è costato tanto perché veramente il cuore è lì, insomma. Insomma, allora noi ti aspettiamo, perché sicuramente, dai, non possiamo tralasciare questa meta che è ormai un obbligo, dovremmo dire, o no? Certo, no, ecco. Io torno abbastanza spesso giù perché poi, ecco, avendoci vissuto, avendo suonato, quindi mi sono tenuta molti contatti, tra l'altro ho collaborato con molti musicisti locali nell'ambito del jazz, non so se conosci, insomma, Davide Rinella, che suona l'armonica, Fabrizio Brunzi, Alessandro Presti, un trombettista, tutte persone che poi lavorano tra l'Italia e l'estero, molto molto bravi, Roberto Gervasi, un fisarmonicista, loro fanno Manouche, per esempio, il jazz Manouche. Sì, 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 è tutta gente di quell'ambiente, diciamo, Sicuramente. Sì, sì. Allora, in realtà poi, scusa, poi te lo dico dopo, dimmi. No, dicevo Francesca, sicuramente volevo intanto ringraziarti perché postando sulla pagina ufficiale del Baby Show anche il fatto dell'evento di essere in trasmissione con noi, so che tanti tuoi amici avrebbero voluto apprezzare la presenza di questo evento, però noi ci riscatteremo, lo faremo in seguito, perché devi promettermi che torneremo a risentirci per un'intervista, magari anche con uno streaming, con la possibilità di vederti con la foto, questa bella ragazza che canta jazz. Ma volevo chiederti, perché il jazz? La passione com'è nata? Guarda, in realtà ho un background abbastanza misto. Io ho iniziato con il jazz qui a Roma, studiando in alcune scuole, e poi mi sono spostata completamente sul folk e ho suonato per tanti anni con gruppi in realtà di musica folk, sia balcanica sia irlandese, scozzese, con un gruppo, avevo un quartetto al femminile, abbiamo girato tutti i festival italiani di musica folk, siamo state parecchio all'estero anche, quindi in realtà è un background misto. Poi quando sono tornata a Londra invece ho approfondito gli studi jazz al Goldsmiths College, ho continuato lì e ho cominciato a suonare invece più il repertorio mio, e quindi è successo che le mie canzoni abbiano avuto l'influenza poi sia del folk che delle improvvisazioni jazz, quindi se senti, insomma, hai sentito il mio disco, quello registrato a Londra, in realtà c'è una base che è proprio la canzone, quindi la struttura canzone, sì. E dentro ci sono tutte le improvvisazioni, quindi arrangiamenti un po' liberi, anche io faccio delle improvvisazioni, anche il modo di cantare è un'evoluzione del folk con le improvvisazioni in realtà, quindi ho mescolato un po' queste due cose, una passione
a due binari, diciamo. Sì, sì, infatti, e poi, come dire, il prodotto finale viene fuori una cosa molto carina. Sicuramente ho avuto modo di apprezzare alcuni brani che tra l'altro tra un po' andremo a sentire. Anzi, a proposito di questo, io tra l'altro ho avuto modo da parte tua di avere alcuni brani. Uno dei più che attualmente sta andando per la maggiore forse è a Blue Flower. Blue Flower, sì, perché quello è un brano che è un po' più funky, quindi un pochino più ritmato, un po' che recupera questo stile con molti fiati degli anni 60. Avevo creato questa linea poi per il sax e la tromba da mettere insieme. Tra l'altro nel nuovo disco ho rifatto due brani, sempre su questa tipologia un po' funky, quindi un po' molto ballabile. E volevo dirti che nel prossimo disco ci saranno altri due musicisti siciliani che adesso vivono a Roma. Uno è Mario Monterozzo, che non so se lo conosci, ha suonato un po' di anni anche con Carmen Consoli, chitarrista ufficiale di Carmen, e lui fa le chitarre elettriche, quindi nei pezzi un po' più blues, un po' più funky, ha suonato chitarra, dobro, slide. E l'altro è Gabriele Buonasorte, invece, che è di Siracusa, è un sassofonista proprio jazz, lui, e vive anche lui da tanti anni a Roma, però tornano spesso anche giù a Catania, a Siracusa, a suonare. Sì, noi dobbiamo anche dirti che, per esempio, ti dico già, il nostro regista, per esempio, è un amante del tuo genere, quindi lui, che tra l'altro si occupa di service a livello organizzativo, ha anche la passione del jazz, del blues, quindi per lui averti oggi qui è sicuramente un evento importante e per questo mi ha detto, beh, dobbiamo riscattarci con Francesca, perché sicuramente prossimo sarà anche la possibilità di essere presenti sul sito e quindi di seguire l'evento anche a livello mondiale, perché tu sai benissimo, poi basta collegarsi e ci seguono come a Osaka, come a Lampedusa, come a... Lo so, infatti tutte le altre volte che appunto avevo fatto queste interviste radio, magari ecco al telefono, online, poi avevo mandato il link un po' ovunque, perché come ti ho detto ho vissuto sia a Londra, ma sia già da un po' di anni che vendo i miei dischi tramite internet un po' ovunque, quindi in America, in Norvegia, in Francia, e l'altra volta per esempio ho fatto un'intervista con una radio francese e mi hanno seguito un po' ovunque. Diciamo, siamo, non è a livello mondiale, nel senso migliaia di persone. Beh, però è una bella soddisfazione, dai. È una soddisfazione perché ci sono persone da tutto il mondo che appunto amano la musica indipendente, magari ecco questa nuova tipologia di canzoni con uno stile un po' misto, diciamo, e certo. Soprattutto mi piace l'idea della nuova proposta. Certo. Infatti ti volevo dire che il prossimo disco, che uscirà tra un mesetto, perché ancora sto finendo il mixaggio, poi lo presenterò sia a Roma sia farò dei concerti in Sicilia. Quindi... E magari ad Agrigento al Baby Show. Magari potremmo organizzare si può fare, se ritorno a suonare lì, perché no? Potremmo fare un live, magari ridotto, non so quanti possiamo entrare in studio. No, beh, qua gli studi sono abbastanza capienti, puoi portare tutta l'orchestra, non è un problema. Addirittura? Sì. Attenzione, mi presento con la batteria. Abbiamo avuto già degli eventi live presenti anche sulla nostra pagina ufficiale. Però Francesca, io a questo punto avrei il piacere anche di far sentire a chi ci sta seguendo, ai nostri amici radio, il tuo brano. Si chiama Blue Flower. Lo sentiamo? Okay. Lei è Francesca Romana Fabris al Baby Show.